like the legend of the phoenix. Ossigeno puro contro l'Ascoli all'Adriatico, il successo mancava dal 2011, vittoria meritata di inestimabile valore che in qualche modo cancella la disastrosa prova di Crotone. Partita a due facce, primi 30 minuti di grande sofferenza, squadra troppo bassa, tanta confusione, ripresa di segno opposto, Pescara intraprendente, propositivo. I biancazzurri alzano il baricentro, sono molto più aggressivi soprattutto con le mezze ali. L'Ascoli non riesce più a fare l'unica cosa che gli viene meglio, ovvero il lancio dalle retrovie a scavalcare il centrocampo per innescare i colossi Scamacca e Trotta. Busellato e Memusciai prendono per mano la squadra, decisivo il centrocampista albanese che nobilita la sua prestazione con un gioiello di rara bellezza, una prodezza da urlo, una meraviglia, il gol più bello dei 23 finora realizzati con la maglia del Delfino. Clemenza e Galano non più esterni come inizialmente, ma nel vivo della manovra e dunque del gioco. Nella ripresa insomma il Pescara cambia pelle, nessun rischio, fatta eccezione per il doppio palo all'ultimo respiro su cross di Berlek. Sarebbe stata una beffa. All'orizzonte due trasferte in quattro giorni, prima la Spezia, poi Benevento. Dopo 13 risultati utili consecutivi, 8 vittorie e 5 pareggi, liguri sconfitti proprio sul campo della capolista, non senza polemiche. Defezioni importanti, da una parte Memusciai sarà rimpiazzato da Melegoni, dall'altra Mora al suo posto maggiore. Maniero risponderà presente, giocherà con una maschera protettiva dopo l'intervento fuori tempo, soprattutto pericoloso da parte dell'ex Gravillon, solo ammonito dal direttore di gara Marinelli di Tivoli. Ancora ai margini del grosso, risentimento muscolare, in dubbio Zappa, problema tendineo, in caso di forfait Bettella tra i migliori nel match con l'Ascoli, terzino destro, Drudi nel cuore della difesa. Crecco non si è allenato, causa influenza, ma sta meglio. Per contro, Italiano deve rinunciare anche a Bastoni, Vitale e all'ex Ragusa. 4-3-3 il sistema di gioco, davanti forse Bidaoui con Nzola e Jasi. Le grottaglie senza mezze misure, 3 vittorie, altrettante sconfitte. Ora però serve la tanto agognata continuità.